il nome e la qualifica. Alessandro Capucci, professore ordinario di malattie dell'apparato cardiovascolare, attualmente direttore della clinica di cardiologia ad Ancona. Quanto è importante avere un defibrillatore sotto il proprio condominio? Essenziale, l'80% degli arresti cardiaci avviene in casa. Se c'è il defibrillatore, lo dimostra la pubblicazione che è uscita adesso in febbraio col progetto, sempre sul progetto di Piacenza, in cui si dimostra che nei centri sportivi dove c'è il defibrillatore l'arresto cardiaco viene salvato nel 93% dei casi, dove non c'è nel 9%. Quindi questa differenza è talmente evidente, talmente grande, che vuol dire se ce l'hai sei salvo, se non ce l'hai perdi la vita.